In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli, neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri e allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì della gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è il più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, martedì 15 di marzo. Un Vangelo che forse noi oggi vedremmo un po' con un sorriso. Infatti abbiamo disatteso tutte quelle che sono le... quelli che sono i moniti di nostro Signore. Maestro, c'è il Maestro. Padre, ci sono i padri. Guide, ci sono i guide. Anche uno che va a Roma ha bisogno, oggi magari non si chiama più Cicerone, si chiama guida. Una volta magari si chiamava Cicerone, però sotto sotto era una guida, o è una guida. Quindi tutte le persone che accolgono i turisti sono delle guide. E da lì poi iniziamo a farci una domanda, la domanda più terribile. Dico: ma uno come Padre Pio, che era a contatto con Dio, ma il Signore cosa gli avrà detto quando lui si faceva chiamare Padre Pio? E qui si apre un mondo che anche noi non riusciamo a comprendere. Questa è una di quelle cose che noi alla fin fine guardiamo, come dicevo prima, con un sorriso, perché il mondo va un po' come vuole, la Chiesa va un po' come vuole, anche se poi è lo Spirito Santo che la tiene in mano, è lo Spirito Santo che la regge. Come diceva sempre Padre Amort, se non ci fosse stato lo Spirito, la Chiesa, che è fatta di uomini, ciao, non sarebbe retta a quelle che sono state tutte le... tutto quello che è stata una mancanza continua verso il Signore. Perché poi è vero, noi dobbiamo difendere la Chiesa, difendere il Papa, anche magari quando è difficile difenderli, però fondamentalmente il grande aiuto che la Chiesa ha avuto nel poter essere sorretta è solo dello Spirito Santo, che appunto si manifesta là dove c'è la debolezza. Quindi più vediamo una Chiesa debole, più in realtà fa vedere che lo Spirito Santo agisce. E questo è una di quelle cose che poi ci dà un attimo un certo tipo di conforto, tanto più che il nostro Signore, quando dà in mano le chiavi a Pietro, dirà: attenzione, perché poi la Chiesa non... nessuno prevarrà sulla Chiesa. Quindi quel non prevalebunt ancora una volta è la certificazione, il suggello che nostro Signore attraverso lo Spirito Santo ci dà. Quindi la Chiesa potrà andare sempre più in basso, e purtroppo gli uomini sono uomini e non tutti sono dotati di Spirito Santo, ma anzi, come dire, in realtà tutti siamo dotati di Spirito Santo, però non agisce in tutti. Come ho detto molte volte su questo canale, attenzione, perché Pietro, come è stato investito del dono di capo della Chiesa, nello stesso identico momento fa un errore con Gesù e lui gli dice: vade retro Satana. Quindi, come dire, possiamo avere lo spirito, ma possiamo avere anche le tentazioni demoniache di fare il passo sbagliato. Detto questo, il Vangelo appunto ci dice delle cose che invece oggi sono completamente al contrario, nel senso che tutti i preti cercano di sgravare, tutti o quasi tutti i sacerdoti cercano di sgravare quelli che sono i compiti del fedele, del cristiano, di colui che crede.
compiti che sono un po' la base di tutto, i famosissimi novissimi, quindi difficilmente troveremo un prete che ci parla dell'inferno, difficilmente troveremo un prete che ci parla del purgatorio, difficilmente troveremo un prete che ci parla crudamente del peccato. Quindi di conseguenza, oggi come oggi, il prete è diventato un po' come il papà, un amico, una persona che include le altre persone, persone simpatiche, ci mancherebbe altro, ma però alla fine quelli che sono i carichi pesanti rimangono tutti a noi. Quindi sicuramente noi troviamo l'accoglienza di un sacerdote che ci porta l'Eucaristia, ci dà la possibilità di confessarci, ci dà la possibilità di creare una comunità, e questo non è poco. Nello stesso tempo però il fardello pesante rimane, perché noi dobbiamo capire quanto stiamo peccando, come stiamo peccando, dove stiamo peccando. E questo è un po' il momento particolare che la Chiesa vive con i suoi fedeli, dei fedeli che spingono sempre di più per un rinnovamento nello spirito, quel rinnovamento che poi ci deve portare in una consapevolezza che forse tutto quello che abbiamo letto nei secoli scorsi o anche nei decenni scorsi forse era un modo diverso, perché il mondo era così. Ecco, dobbiamo entrare in una condizione di capire quanto il nostro Signore agevoli la nostra debolezza temporale. Le persone di 50, 60, 70 anni fa sicuramente erano più cagionevoli di salute, ma più forti spiritualmente. Erano persone che hanno fatto la guerra, erano persone che magari avevano vissuto dei drammi personali tipo la povertà. Noi oggi andiamo in depressione invece quando non ci sono, non dico il necessario, però anche magari il superfluo. Molte volte noi siamo abituati a, anche se non siamo ricchi, ma siamo benestanti, abbiamo tutti lo smartphone, abbiamo tutti internet, abbiamo più o meno tutti una casa, abbiamo più o meno tutti i comfort, possiamo andare al supermercato e sceglierci il prosciutto, possiamo andare in un altro posto e sceglierci la maglia che ci piace. Certo, non compreremo magari la felpa da 200 euro o le scarpe da 300 euro, però nello stesso tempo abbiamo una vastità di scelta che ci fa essere benestanti. Ma nello stesso tempo questo prezzo che noi possiamo acquistare lo paghiamo appunto in debolezza mentale. Quindi di conseguenza forse una volta c'era più una grazia santificante di quelle persone che erano ignoranti ma avevano capito tutto. Noi oggi non siamo ignoranti ma non capiamo assolutamente nulla. Viviamo in un mondo che appunto ci sta sfuggendo di mano, un mondo che probabilmente sarà quello in cui noi con tanta tecnologia però riusciremo a distruggerlo, perché non siamo capaci di poter conservare nulla. Abbiamo capito tanto per come è possibile vivere più a lungo, ma nello stesso tempo ci stiamo uccidendo, e questa è una cosa terribile. Non capiamo realmente che il peggior malanno che ci possa capitare in questi periodi non è il Covid, quanto è la stupidità umana. Sia lodato Gesù Cristo.